La puntata di oggi del taccuino politico della Campania è imperniata su una conversazione con Enzo Rivellini, europarlamentare aderente al gruppo del Partito Popolare Europeo. Meno di un mese alle elezioni amministrative, Enzo Rivellini, come è noto, è presidente di Mezzogiorno di Fuoco, l'associazione da lui stesso fondata. Ecco, in vista delle elezioni. L'associazione ha proposto um, parecchi candidati nelle liste. Vediamo quali possono essere gli scenari e qual è il futuro di Mezzogiorno di Fuoco all'indomani della tornata amministrativa. Ma che cosa può tener legato Marino Marco a Enzo Rivellini? Questa domanda che i telespettatori eh, si stanno facendo, qual è? il punto di collegamento fra un uomo che ha passato una vita a sinistra ed un altro che ha passato una vita a destra, oggi nella politica del fare, non più delle chiacchiere, può tenere insieme questi due uomini che tra l'altro si rispettano, giusto Marino? Io credo che siamo arrivati, anche sotto la spinta delle scope al nord e delle, dei forconi al sud, siamo arrivati finalmente ad una politica che si interessi dei bisogni dei cittadini. Che senso ha? presentare una lista PDL, PDI o Italia dei Valori e discutere eh, di questioni di carattere internazionali. Ad esempio, a volla eh, è più interessante eh, per i cittadini sapere se viene o meno approvato il piano urbanistico comunale o se eh, c'è bisogno di una nuova politica per lo spread a livello europeo e internazionale. Ecco, queste sono le domande che si è posto il popolo, la comunità di Mezzogiorno di Fuoco in queste ultime amministrative. Abbiamo deciso, in alcuni comuni addirittura avevano proposto la mia candidatura come avvolla, la mia candidatura a sindaco, ma naturalmente per chi eh, crede che bisogna fare un lavoro, un mestiere e fatto bene, era eh, inaccettabile eh, la proposta di candidarsi in più comuni come candidato sindaco. In questi comuni noi abbiamo, comuni di tutto il Mezzogiorno, eh, voglio chiarire, non è solamente della Campania o dei Napoli e Provincia, stiamo presentando delle liste, abbiamo presentato dei candidati, eh, pensiamo di poter avere una pattuglia di uomini che si interessino delle questioni delle, delle comunità, del popolo, delle cittadine, dei cittadini al di là degli schieramenti politici e credo che dopo queste amministrative avremo finalmente una rete nel mezzogiorno eh, di amministratori che guardano al bene comune e non al bene politico che sono due cose completamente differenti e se mi permetti faccio una battuta che non è una battuta ma è un'anticipazione sapete quale sarà la prossima battaglia che farà Mezzogiorno di fuoco, la faremo in Europa, ma per una questione che interessa i cittadini. Noi stiamo studiando di presentare alla Cassazione la richiesta di un referendum per la rintroduzione della lira in Italia. Se oggi tanti cittadini non riescono a mettere il, il piatto a tavola, lo si deve anche a delle logiche economiche, ai poteri forti che con delle logiche che i cittadini non capiscono, lo spread, eh, i, grandi, i grandi interessi delle banche che devono ri rimettere a, a posto i propri bilanci e nello stesso momento non danno il giusto credito alle piccole e medie aziende a delle politiche economiche che hanno vietato all'Italia di avere una propria politica economica finanziaria. All'epoca con la Liretta, quando si attraversavano momenti di grande difficoltà, si stampava moneta, c'era l'inflazione, ma poi tutto ritornava in una competizione fra stati che in qualche modo dava la possibilità ai cittadini italiani di poter stare sul mercato. Oggi con l'euro... Si, si può dire che siamo completamente massacrati e quindi noi vogliamo presentare ai cittadini italiani l'opportunità non di uscire dall'Europa, ma di avere una posizione in Europa come quella dell'Inghilterra, che sarebbe questo in sostanza il modello di il modello. riferimento. Perfetto, il modello inglese gli inglesi sono in Europa e hanno peso in Europa, ma con una propria dignità. Nel rispetto dei propri cittadini, hanno la sterlina. Tu, se vai in Inghilterra, devi cacciare il passaporto. Quindi, non c'è un'apertura insensata a tutti. Rimane la nazione Gran Bretagna e non viene offuscata e annacquata da un ipotetico valore europeo che non è stato capace di essere inserito all'interno delle questioni politiche nazionali. Ecco, presente nella Commissione europea eh, pesca, un settore in crisi in Italia, in sofferenza. Ma questo è un, un settore particolare. Io sono rapporter, sono quindi relatore delle leggi del, del nuovo progetto pilota pesca. Progetti che danno dei finanziamenti anche alle cooperative, alle associazioni, ma che nello stesso momento danno delle limitazioni ai pescatori eh, europei e italiani. E a tal proposito ti voglio raccontare un episodio particolare che mi è accaduto come relatore del, dei progetti Pesca e che è l'emblema di un'Europa che non c'è e di un'Europa che non si interessa dei diritti dei cittadini. Tu sai che nel 2014 la Croazia entrerà a pieno titolo e senza pagare nessun dazio nella comunità europea. E oggi, ad appena due anni da questa entrata in pompa magna della Crea Croazia, su fatti piccoli ma concreti, accadono delle cose veramente vergognose. Parliamo della pesca. Tu sai che nel Mediterraneo i pescatori veneti e i pescatori croati sono distanti di qualche metro, neanche di qualche chilometro. E mentre i pescatori veneti... Devono sottostare alle leggi europee, non possono pescare per gran parte dell'anno, devono pescare con delle reti e con delle attrezzature ben delimitate. I pescatori croati, non avendo queste limitazioni, fanno tutto quello che credono opportuno fare. Vengono nei nostri mari, pescano il pesce italiano e poi invadono le pescherie venete con il pesce italiano che loro hanno pescato in sleale concorrenza con i pescatori italiani. Ecco, questa è l'Europa che noi non vogliamo, l'Europa che si interessa delle chiacchiere, non si interessa dei bisogni dei cittadini, perché lo ricordo a chi oggi eh, si, si riempie la bocca di europeismo, che i pescatori veneti hanno gli stessi diritti di tutti i cittadini europei, come i, i pescatori eh, calabresi, siciliani e via dicendo, e che non possono sopportare per logiche incomprensibili sleali concorrenze. Apriamo ora una finestra sulla politica nazionale dopo lo scandalo della Lega. Quali scenari a tuo avviso si disegnano per il futuro? Ah, questa è veramente eh, una domanda difficile eh, ed è, nessuno credo che possa sapere effettivamente dopo queste amministrative che cosa possa accadere. C'è un momento di grande disillusione. Eh, sento spesso una parola magica, cambiamento, cambiamento, antipolitica, cambiamento, antipolitica, e credo che questa ormai sia abusata e c'è bisogno invece di altre eh, tematiche che possono essere interessanti per i cittadini. Cambiamento, sì, ma è meglio. Uh, antipolitica no perché la politica è alla base del vivere comune e quindi noi dobbiamo avere una migliore politica e non uh, una non politica perché senza la non politica uh, noi non possiamo andare da nessuna parte in qualche modo sembra lo consenti e faccio un riferimento a delle questioni ideologiche del passato si arriva allo scontro destra-sinistra che ha caratterizzato gli anni Sessanta. Qual era lo scontro vero fra la destra e la sinistra? Era fra una sinistra che era utopica. Il loro slogan era un nuovo mondo è possibile. Un altro mondo è possibile. Quindi una visione utopica della, della realtà ed una destra in senso lato che invece affermava che un mondo migliore è possibile. Ecco, io credo che oggi siamo oh, in posizioni diverse, in modo diverso, ad uno scontro fra chi vuole un altro mondo che non vedo possibile realizzarsi e chi invece vuole un mondo migliore di questo. E io sono per la seconda parte, sono per un mondo migliore.